Buongiorno a tutti, siamo con Bocca on the road, come potete vedere grazie al nostro amico Nico, detto anche Favollo, abbiamo l'opportunità di far da mangiare on the road grazie al suo furgoncino e oggi vi proporrò uno spaghettino che secondo me è proprio da campeggiatori, ossia spaghettina alla carbonara, facile, veloce, da eseguire, mi raccomando. Iniziamo subito a vedere gli ingredienti perché qui sta una fame si muore, vero? Poi. Iniziamo subito con gli ingredienti. Gli ingredienti per 4 persone sono semplici. Ci vuole un po' di pecorino romano, un po' di parmigiano, del guanciale di vello buono, mi raccomando, bello grasso perché serve molto. Il grasso del guanciale serve per la pasta proprio. 3 uova, di cui utilizzeremo 2 intere e un rosso. Il pepe. Ci vuole anche una bella pasta porosa, un bello spaghettone. Non comprate i spaghettini fini perché secondo me... Ma la marca si può dire. No, la marca ce lo devono puppare finché ci danno Vaini. Iniziamo subito la preparazione. Ci sarà da fare 3 o 4 cose molto semplici, ce l'ho detto. È una pasta da fare anche in campeggio, facilissima. Allora, iniziamo subito. Il mio amico Nico mi darà subito una mano perché lui anche è più bravo di me, ve lo dico io. Inizia già a tagliare il guanciale, mi raccomando... anche queste lo scattivite perché sennò troppo grossissimo. No, va benissimo così. Sì. Facciamo delle striscine abbastanza tentativi perché mentre il nostro amico Nico ci fa vedere come si taglia, mi raccomando, fate la cubette abbastanza striscine abbastanza spessine che il grasso cuocia, che butti fuori proprio tutto il grasso animale che servirà per amalgamare bene la nostra pasta. Io andrò a grattare un po' di parmigiano e di pecorino. Taglia anche quella lì. Tanto di qualcosa bisogna morire, no? Facciamo 2/3 di pecorino romano e 1/3 di parmigiano. Io lo faccio così, di solito fanno tutto pecorino romano, ma se no viene troppo salata, troppo forte. Però ognuno faccia bene i pare, eh? Io la faccio alla maniera del Bocca, si chiede. Vado a grattare il pecorino romano prima che mi voli tutto. Siamo on the road. Guarda che bellezza, c'ho la grattugia. Era della nonna della mia nonna questa qui. Però va bene uguale. Non si butta via nulla come al solito. Grattate fino alla crosta e vai col liscio. Abbiamo grattato il nostro pecorino e parmigiano. Il nostro guanciale è stato tagliato e ora ci sarà da andarla a cucinare. Ci sposteremo nel nostro furgoncino. Magnifico furgoncino, come ha voluto ribadire il nostro amico Nico. Stiamo per preparare questa nostra carbonara veloce da campeggio. Abbiamo un pentolino, mi raccomando, mettetelo bello caldo. Ci andremo a mettere il nostro guanciale tagliato. Guardate. C'è anche il pezzo di dito lì, eh? C'è anche il pezzo di dito perché vuol farsi samurai, ma non riesce una sega, no? Mettiamo a cuocere il nostro guanciale, lo fate rosolare benissimo che tutto il grasso venga sciolto. Mi raccomando, non ci mettete l'olio, ve l'ho già detto prima, perché se no la fate troppo untosa. Nel frattempo il nostro Nico sbatterà le uova. Vuoi un tuorlo e basta? Un tuorlo solo, allora facciamo 2 interi e un rosso. Un po' di parmigiano e pecorino romano e una bella grattugiata di pepe. Mi raccomando, date una bella girata, fate sciogliere bene, amalgamare. Ora andiamo a buttare i nostri spaghetti che hanno circa 11 minuti di cottura. Questi sono gli spaghetti un po' più grossi. L'acqua bolle a bollore. Mi raccomando, come al solito, non li spezzate gli spaghetti, lasciateli andare giù piano piano per conto suo. Così, e poi le spargete e piano piano col calore si piegheranno e voi ce le andete a infilare tutto. Nel frattempo il nostro guanciale sta rosolando e sta tirando fuori tutto quel grasso, vedete, guardate quanto grasso fa, se voi ci mettete anche l'olio e viene in bordello di nulla. Mi raccomando, nell'acqua della cottura metteteci poco sale perché è già bello saporito un po' tutto, cioè la rosa questa lì, va, proprio pochino. Il nostro guanciale è cotto, ha rosolato benissimo, lo potete vedere, ha cambiato colore, ha rilasciato tutto il grasso che servirà poi per mantecare la nostra pasta insieme. Lo spengete e lo mettete a ghiacciare. Vedete, è bello rosolato. Deve avere questo colore qua, ora non bruciatelo troppo, se no vi sembra di mangiare il caucciù poi. Mi raccomando, girate bene gli spaghetti che non si attacchino, che
entrino bene tutto dentro la pentola e andiamo a tappare. Andrei ad aggiungere un pochino di acqua di cottura. Ora? Aspettiamo un altri due minuti che rilascia, un po' di amido la pasta. La pasta è pronta, vado a prendere un cucchiaio di acqua di cottura. Girami un po' tutto a modino, vai! La vado a buttare, avete visto, dentro le uova, che vi volevo dire sono uova di galline livornesi. Rigorosamente. Rigorosamente livornesi dal guscio bianco, mica si brigia con l'acqua. Vado a scolare la pasta. La faccio ben scolare, deve essere bella secca. La vado a buttare, vai, la rovescia, dentro il nostro guanciale che ha un po' ghiacciato, li vado a dare una girata e ora la vado a buttare dentro il nostro uovo così, tutto insieme, vai! Vai! Gli si dà una girata, vieni, buttaci un po' di... I wanna get some American boys di far... Vai, butta ora, facciamo bene mantecare con l'uovo e tutto, anche la bella spruzzata lì di poivre noir generosa. Vai, un'altra bella girata che il nostro, facciamo così, che il nostro uovo, grande, grande Nico che me l'ha fermato, se no te lo davo nel muso. È l'uovo livornese che dà questo colore. Eccoci pronti, questa è una porzione abbondante, se ne va bene uguale. Ci si mette un po' di questa cremina, guardate che bellezza. Brava, sì, E il nostro carbonara volé, quarto d'ora a posto. Prendete bocca! Con il bocca il nostro amico Nico che ci ha fatto stare di lusso con questo furgoncino e questo sole che a Livorno si sa un culo grosso così, non ci si può fare niente. Mandiamo un salutone a tutti i nostri amici del nord che a quest'ora sono sotto la neve e la nebbia. Vi mando un bel bacione e li inviterò prima o poi tutti vi a mangiare buono, sano e genuino. Con questo, ciao a tutti, grazie mille. Saluto, ciao.